Quando Grace ha notato per la prima volta la babysitter che flirtava con suo marito, si è scrollata di dosso quella sensazione pensando che fosse tutto nella sua testa. Ma quando nei giorni seguenti li sentì sussurrare, il suo stomaco si strinse in un nodo angosciante. Stava succedendo qualcosa tra quei due e lei doveva assolutamente scoprire cosa. Tuttavia, appena ha guardato il filmato delle videocamere di sorveglianza, si è pentita immediatamente della sua coraggiosa decisione. Prima di iniziare, però, non dimenticatevi di lasciarci un bel mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Il signore e la signora Richards erano la coppia più invidiata di tutta la città. Da fuori sembrava che avessero tutto. John Richards era un avvocato di successo e sua moglie Grace amava il suo lavoro di agente immobiliare. Quando hanno scoperto di aspettare un bambino, è stato uno dei giorni più felici della loro vita. Ma Grace non aveva idea delle difficoltà che stavano per caderle addosso. Grace aveva sognato di essere una mamma per tutta la vita. Quando finalmente arrivò il giorno del parto, era felicissima. La sua gravidanza è stata facile ed è andata avanti senza problemi, ma è stato dopo l'arrivo del suo bambino che le cose sono diventate difficili, perché ha sofferto di una gravissima depressione postpartum e faticava a rimettersi in forma. Quando è arrivato il momento di tornare al lavoro, lei e John hanno assunto una babysitter che li aiutasse con il loro bambino, che ormai aveva 8 mesi. Il nome della babysitter era Anna. Era una donna giovane e bella e aveva credenziali stellari. Grace pensava di aver trovato qualcuno di cui potersi fidare, ma si sbagliava. Quando Grace ha notato per la prima volta Anna che flirtava con suo marito, si è scrollata di dosso quella sensazione pensando che fosse tutto nella sua testa. Anna aveva una personalità naturalmente civettuola, quindi Grace decise di non dare troppo peso alla cosa. Ma quando una mattina, scendendo in silenzio le scale, sentì suo marito e la babysitter sussurrare nel corridoio, si insospettì. Grace non sapeva come gestire questa situazione. Sapeva che se avesse chiesto a suo marito cosa stesse succedendo tra loro, si sarebbe sentito profondamente sconvolto dal fatto che non si fidasse di lui. Così, invece, ha deciso di raccogliere più prove possibili prima di dare qualsiasi cosa al marito. Dopotutto, potrebbe benissimo non essere niente, si è detta Grace per tranquillizzarsi. Poi ha aspettato che se ne fossero andati entrambi ed ha messo in atto il suo piano. Grace ha installato 2 telecamere nascoste all'interno della casa e una all'esterno. Continuò a comportarsi come se non sospettasse nulla, ma più passava il tempo, più notava i loro strani comportamenti. Il suo cuore iniziò a battere all'impazzata quando si rese conto che c'era sicuramente qualcosa tra loro. Dopo una settimana, Grace era pronta ad affrontare il suo peggior incubo. Si è seduta nel suo soggiorno e ha effettuato l'accesso alle telecamere di sicurezza. Sperava disperatamente che la sua intuizione fosse sbagliata. Ha perlustrato il filmato fermandosi ogni volta che vedeva sia suo marito che Anna da soli in una stanza. Continuava ad andare avanti e indietro sul filmato e guardava con ansia mentre il suo stomaco si contorceva in preda al panico. Non passò molto tempo prima che notasse la tensione tra loro. Anna accorciava lentamente la distanza tra loro ogni volta che erano soli. Ora non c'era dubbio che lei ci stesse provando con lui, ma come avrebbe reagito John? Grace era incollata allo schermo quando all'improvviso sentì bussare alla porta. Era Anna. Era passata senza preavviso per riscuotere il pagamento del mese. Ha detto che John la stava aspettando. Grace si sforzò di sorridere. Proprio in quel momento apparve suo marito. «Anna!» disse. Grace stava per alzarsi e prendere il portafoglio quando John disse «Oh, non preoccuparti, ci penso io». Ha insistito per accompagnare Anna alla sua macchina e pagarlo lui stesso. Non sapeva che Grace li stava guardando. Grace guardò mentre suo marito guidava Anna fuori, quindi ha effettuato l'accesso direttamente al filmato in diretta dalla telecamera esterna. «Ecco fatto», pensò. «Questo è il momento in cui il mio matrimonio va in pezzi». Li guardava conversare, ma qualcosa non andava, sembrava che i due stessero litigando. Poi Anna iniziò a piangere e John si precipitò dentro. Ma cosa era successo? Appena John rientrò, Grace corse da suo marito. «Cosa è successo?» chiese. «L'ho licenziata», rispose John con tono fermo. «Come mai?» balbettò Grace, trattenendo il respiro mentre le lacrime le riempivano gli occhi e si preparava a quello che era sicura stava per accadere. «Non mi piaceva il modo in cui mi trattava», spiegò John. «Non mi piaceva il modo in cui mi guardava o mi parlava. Ha flirtato con me tutto il tempo e ho sentito che ti mancava completamente di rispetto. Mi ha fatto sentire a disagio. Le ho detto di fermarsi molte volte, ma non ha ascoltato. Non mi restava scelta. Era troppo inappropriato».
Grace era completamente senza parole, non si era mai sentita più felice e in colpa. Così, dal momento che John era stato così corretto con lei, anche Grace decise di raccontargli tutto. Gli disse di quanto fosse spaventata, di come pensava che ci fosse qualcosa tra loro. Ha chiesto al marito di perdonarla per le telecamere. Avrebbe dovuto fidarsi dell'uomo che aveva sposato, ma si sentiva incredibilmente insicura da quando era nato il loro bambino e sentiva che John era lontano da lei. L'uomo è rimasto scioccato dalla sua risposta. Non aveva idea che sua moglie si sentiva in quel modo e sebbene non apprezzasse il fatto che non si fosse fidata di lui e non fosse arrivata a spiarli, ha ammesso che avrebbe dovuto comunicare di più con lei. Le cose tra i Richards iniziarono finalmente a migliorare quando entrambi trovarono il coraggio di ammettere la malattia di Grace. La depressione postpartum è un disturbo depressivo non psicotico che insorge nei 12 mesi successivi al parto, con maggiore incidenza nelle prime 4 settimane, e se la mamma non riceve l'aiuto di cui ha bisogno, questa condizione può durare a lungo nel tempo e può rivelarsi addirittura fatale. La sintomatologia è quella della depressione, quindi include il sentirsi sopraffatti, intrappolati, respinti, colpevoli, irritabili, umore basso. Si piange molto, si perde l'appetito e la libido. Si accusa mal di testa, la vista si fa offuscata. Sono frequenti gli attacchi di panico, una fatica persistente, l'insonnia, il senso di inadeguatezza, l'inspiegabile perdita di interesse nel neonato, l'incapacità di incontrare e stare in mezzo agli altri. Poiché è scientificamente provato che la depressione è un disturbo prevenibile, diventa estremamente importante implementare azioni integrate fra diversi settori e a diversi livelli per favorire l'inclusione sociale e garantire il coinvolgimento dell'intera comunità. La depressione postpartum, se non riconosciuta e trattata, interferisce con le abilità della donna di instaurare un interscambio di comportamenti e di emozioni con il suo bambino e con l'attaccamento, capaci di prevenire le conseguenze negative a lungo termine sullo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo del bambino. Purtroppo, nonostante l'elevata frequenza di contatti con operatori sanitari, ostetriche, infermieri, puericultrici, pediatri, sia prima che dopo il parto, raramente il disturbo è riconosciuto né viene offerto un trattamento. Programmi di screening per l'individuazione delle donne a rischio di sviluppare depressione postpartum, effettuati già in occasione della prima visita con il medico di famiglia o con lo specialista o nell'immediato postpartum, come parte integrante della valutazione del benessere psicofisico della donna, nonché successivi interventi clinici realizzati in varie regioni italiane, hanno fornito risultati di grande interesse e suggeriscono che diagnosi e interventi terapeutici precoci e strutturati risultano efficaci e ben accetti dall'utente. Appena ci si accorge del problema è fondamentale parlare con il partner, amici o familiari ed esprimere le proprie sensazioni. Spesso parlare con una persona fidata è già un sollievo. Per guarire dalla depressione postpartum bisogna riconoscerla e affrontarla nel modo giusto. Il problema non si risolve da solo ignorandolo o nascondendolo. Al contrario, una depressione a lungo trascurata è causa di grande sofferenza, sia per la donna che la vive, sia per il suo bambino, che non riceve le cure e l'affetto di cui ha bisogno per crescere sano e felice. Dalla serenità della madre dipende quella del proprio piccolo e viceversa. Rassicurare la mamma e aiutarla a chiedere aiuto è fondamentale. Non deve lottare da sola, non è una colpa sentirsi depressi e questo non fa di lei un cattivo genitore. Ed ora che Grace e John lo sanno e sono pronti a lavorare sul problema, la vita della loro bellissima famiglia tornerà finalmente ad essere una vera e propria favola. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Visto che siete ancora qui, cliccate il video sullo schermo per altre storie vere e simili a questa.